Gentile collega, nell'ambito degli encefalocieli, quelli parietali sono rari rispetto agli occipitali che rappresentano l'80%, meno rari rispetto a quello frontale, ma estremamente rari. La diagnosi è difficile nel tardivo primo trimestre. In questo caso noi siamo stati fortunati perché abbiamo visto quella piccolissima protrusione laterale che vedete adesso evidenziata, che ci ha spinto all'osservazione più dettagliata e al riconoscimento precoce di questo piccolissimo difetto del tavolato osseo. Da qui vedete fuoriesce un piccolo meningocele ed ecco lì che vedete la breccia ed ecco lì che vedete adesso misurata la biometria estremamente piccola di 6 mm. Il resto dell'anatomia è normale. Ci troviamo in un'epoca precocissima, abbiamo visto una buona reattività, abbiamo escluso delle cause legate alla rottura dell'amnus perché abbiamo visto che i quattro arti erano normali e allora vediamo una buona reattività, cerchiamo di caratterizzare meglio il difetto. L'avete visto, fuoriesce dalla regione parietale destra, è piccolo, comprende soltanto una struttura transonica e quindi è solo un meningocele. Cerchiamo allora, attraverso l'utilizzo di una sonda ad alta definizione, di poter cercare di caratterizzare meglio le cose. Qui già vedete che le dita sono 5 e quindi non ci sta una polidattilia, questo è importante. Andiamo allora con la sonda ad alta definizione a vedere la colonna vertebrale che appare regolare nel senso che non ci sta una grave scoliosi e non si osserva un grosso difetto. Vediamo entrambi i reni e li vediamo che sono normali, per cui tentiamo di escludere anomalie, anche se la Meckelgruber è legata a un difetto dell'occipite e non del parietale. Vediamo la traslucenza nocale che è sottile e cerchiamo attraverso l'utilizzo della sonda ad alta definizione di vedere meglio le strutture cerebrali. Vediamo gli arti inferiori e quindi in linea di massima abbiamo stabilito che è un encefalocele parietale, che non ci sono anomalie associate, ma che necessita di controlli ravvicinati. E al controllo dopo alcune settimane voi vedete che la schisi è piccola, è 11 mm, ma il meningocele è molto aumentato, è diventato di circa 22 mm. E adesso già iniziamo a vedere qualche cosa che ci spinge alla massima attenzione. Vediamo che esiste una certa confusione delle linee, esiste degli spazi interemisferici che sono diastasati e questo è un fatto importantissimo perché poi, come sentirete alla fine, fa intendere che possono esserci anomalie associate a carico del sistema nervoso centrale. E allora noi dovremmo andare a segnalare l'aumento della formazione, dovremmo andare a segnalare che ci sta questi aumentati spazi interemisferici, dobbiamo andare a dire che comunque i talami sono regolari e sono separati, sono un poco posteriorizzati, abbiamo un cervelletto che appare abbastanza regolare nella morfologia, vedremo una cisterna magna piccolissima ma ancora la riusciremo a vedere, caratterizziamo l'aspetto un poco al limone della testa ma è normale che sia così, è una delle caratteristiche usuali degli encefalocieli. Vediamo i talami ben separati, vediamo che il terzo ventricolo non è dilatato, ma non osserviamo ancora il cavo del setto, il che è normale perché stiamo a 15 settimane.
andiamo a studiare il cervelletto, andiamo a vedere che ci stanno entrambi gli emisferi, andiamo a vedere che ci sta una seppur piccola cisterna magna di 1,5 mm, e mettiamo però l'attenzione a questo aspetto che qui vedete ben rappresentato, a questo aumentato spazio che ci sta a livello degli spazi interemisferici, e andiamo a vedere che la falce c'è, andiamo a vedere che osserviamo una normale cisterna magna, normale, una piccola cisterna magna di poco più di 1,5 mm, e andiamo a vedere la plica nucale. Intanto è stato eseguito il cariotipo fetale, che è il risultato normale. Abbiamo richiesto l'esecuzione di una risonanza magnetica, che verrà effettuata intorno alla 22esima settimana, dopo il successivo controllo che vedrete tra poco. Si va sempre a confermare che la colonna vertebrale sia normale. Andiamo a vedere a 20 settimane. A 20 settimane troviamo che il meningocele è ancora aumentato, da 20 è diventato di 40 mm. I corni frontali presentano una dilatazione borderline, ma soprattutto che appaiono ectasici gli spazi subaracnoidei e le strutture interemisferiche appaiono separate. Vediamo il lato destro e il lato sinistro, vedrete che il difetto nasce nella porzione parietale destra, lo vedrete adesso, lo vedete, e dà l'impressione per il suo sviluppo che se ne vada più posteriormente, ma il difetto è lì, a livello parietale. E allora che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere questi spazi che sono ai limiti come dimensioni intorno ai 9 mm, che sono borderline. Andiamo a vedere questa confusione, che ricordatevi, quando vedete questa confusione voi dovete sospettare una patologia associata del corpo calloso. E allora la grande attenzione si pone a cercare di visualizzare il corpo calloso. Non vediamo il cavo del setto pellucido, e questo è un parametro che non ci dà tranquillità. È pur vero che noi sappiamo che la diagnosi principe è e rimane quella della risonanza magnetica. È vero che sappiamo che in questi casi dobbiamo ricorrere alla risonanza magnetica per meglio caratterizzare il quadro, ma andiamo comunque a vedere il cervelletto, lo vediamo nella sua regolare forma con i due emisferi e con il verme al centro, continuiamo a vedere questa aumentata di separazione tra gli emisferi che va segnalata, andiamo a vedere il piccolo verme al centro, i due emisferi laterali, qui vedete il quarto ventricolo, questo è importante perché ci fa vedere un po' tutte le strutture ventricolari. Andremo comunque a controllare di nuovo la colonna vertebrale, andremo comunque a controllare tutti gli altri parametri, però vediamo questa formazione, questo meningocele che è diventato vistoso, è diventato di circa 4 centimetri e mezzo, all'interno del quale è comparso un piccolo setto. Andiamo a segnalare questi dati, richiediamo la risonanza magnetica che vedrete in un momento successivo, voi andrete a vedere che ci sta una genesia del corpo calloso. Qui voi vedete la breccia era piccolina ed era rimasta piccolina, era, se voi vi ricordate, di più o meno queste dimensioni all'inizio della gravidanza, e lì è di queste dimensioni, è rimasta. Allora, cerchiamo disperatamente di andare ad osservare se riusciamo a cogliere altre anomalie, vediamo che la colonna vertebrale è regolare, vedremo che i reni sono regolari, andremo ad osservare il corpo calloso. Ed ecco che vediamo l'arteria pericallosa, per cui pensiamo che almeno una parte del corpo calloso ci sta, ma la risonanza magnetica risulterà per appena una piccola formazione riportabile al ginocchio, ma l'assenza completa di tutto il resto del corpo calloso. È chiaro che a questo punto la paziente deve essere sottoposta a consulenza genetica, a consulenza neurochirurgica. Queste
questi specialisti in base al parametro, all'indagine principe, che è quella della risonanza magnetica, eseguiranno un counseling per dire quale deve essere, quale informare la paziente sulle complicanze relative a questa situazione affinché ella possa essere edotta in maniera chiara. Io vi lascio alle ultime immagini ricordandovi come l'utilità di uno studio completo ed accurato è come il segno principe rappresenta questi aumentati spazi interemisferici. Grazie, grazie dell'attenzione.